Si è svolta ieri sera, martedì 10 giugno, a Gioiosa Ionica, la serata Teatro nella Tradizione. Piazza Plebiscito si è animata con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Gioiosa Ionica Grotteria in uno di quegli eventi inseriti nel progetto PON. Il Programma Operativo Nazionale Scuola per lo Sviluppo si ripropone di migliorare e potenziare l'offerta formativa extracurricolare per creare percorsi di approfondimento e di crescita, tali da consentire lo sviluppo di interessi e potenzialità, come promuovendo e finanziando la diffusione di quella buona cultura ispirata ai valori di legalità, uguaglianza e sviluppo nel rispetto delle tradizioni. A raccontarcelo un'orgogliosa Maria Rosaria Pini, dirigente scolastico dell'istituto. Allora, stasera abbiamo rappresentato, stiamo rappresentando in piazza Punti e Confronto, PON F1, che si basa sulla storia del nostro paese, una storia un po' particolare. Abbiamo fatto la sintesi dei momenti più salienti della vita del paese di Gioiosa, dalle origini fino ai giorni d'oggi, però analizzando le fasi della vita, dalla nascita, il battesimo, il matrimonio, la festa di San Rocco, anche i funerali. I ragazzi e le ragazze si sono calati nei personaggi di una volta, le madame, i canturi, i tamburinari, gli artisti, i maestri e le maestre. Ognuno ha rappresentato uno spaccato particolare e questo ha cercato anche in modo particolare di coinvolgere le famiglie, che sono venute numerose. Le lezioni si sono svolte di pomeriggio con un grande veramente momento di aggregazione, dove i ragazzi, anche i più turbolenti, si sono soffermati volentieri anche a ore tarde per poter ognuno portare il proprio contributo, e questo è stato veramente un progetto che ha visto coinvolte positivamente i ragazzi, che per la prima volta hanno recitato in dialetto, però soddisfatti, capendo che questa lingua è la storia di un paese antico, bello, con date tradizioni, come lo è Gioiosa. Punti e Confronti.